dei singoli partiti. Volendo uscire dalle indicazioni che sono state date dai vari partiti, dalle varie liste, dai vari diciamo, personaggi che animano la vita politica italiana, noi trasferiamo queste informazioni e questo nostro, diciamo, queste nostre conoscenze, queste nostre competenze, io almeno cerco di rispondere alla tua domanda, perché in effetti istintivamente ti direi 3-4 cose importanti da fare nell'immediato per il nostro paese. Io anche, diciamo, dando importanza alle mie competenze, alle mie esperienze, ti direi immediatamente di tentare di creare una forma di stabilità politica nel paese, di portare una giustizia che dia la possibilità di avere tempi ragionevoli per soddisfare quindi per tutelare i propri diritti, e tentare con dei meccanismi che consentano una corretta competizione fiscale, tentare di attrarre capitali, quindi incentivare gli investimenti nel nostro paese. Questo però è come... Esatto, questo è quello che, diciamo, dando una risposta che possa essere attinente nell'immediato alle cose da fare per il paese. Per quanto riguarda il meridione, noi ti potrei citare la possibilità di operare con degli strumenti nel settore creditizio, tali da poter arrivare ai singoli operatori del settore in maniera capillare. Per esempio potrebbe riistituire la Cassa del Mezzogiorno, che è stato uno strumento utilizzato dal 51 al 71 che ha consentito la riduzione del divario tra il nord e il sud in quel periodo. Poi ci sono state le regioni ed è cambiato lo scenario. Potremmo immaginare un potenziamento della Banca del Mezzogiorno, che è stata istituita pochi anni fa, è operativa, però è poco conosciuta ed è poco utilizzata, attualmente ha 250 sportelli. Si potrebbe immaginare di attivare, di creare delle zone a fiscalità di vantaggio, zone franche, dove qui c'è tutto un discorso da aprire, perché ci sono dei problemi con la Commissione Europea, c'è il problema relativo agli aiuti di Stato, dei tentativi sono stati fatti, però è anche vero che in altri paesi europei questo strumento ha consentito ad alcune economie di uscire da periodi di crisi molto profonda.